Grazie Presidente. E anche questo emendamento evidentemente richiama questa maggioranza sorda agli interessi del Paese, la richiama al dovere di fissare elezioni che abbiano come unico orizzonte non solo quello del tentativo di, come dire, sfangarsela elettoralmente. Allora è vero, siamo colpevoli di ostruzionismo, Presidente. E l'ostruzionismo in questo Paese lo conduce chi vi ricorda che la data delle elezioni non può essere fissata al 20 settembre, perché dopo che abbiamo chiuso per primi le scuole, dopo che siamo gli ultimi a riaprire le scuole, quando finalmente le avremo riaperte, sospenderemo nuovamente le lezioni scolastiche. E le sospenderemo con grave danno di tutti quei ragazzi che hanno incredibilmente fame di scuola, perché dopo essere stati flagellati dal ministro Azzolina, anche i miei figli, che non vedevano l'ora di stare a casa dalla scuola, hanno recuperato la voglia di tornare a scuola. Non sono degli imbuti, ma semplicemente vogliono tornare a scuola. Hanno necessità, hanno fame di quella socialità delle scuole. E quando noi finalmente gli faremo intravedere un barlume, come dire, di ripristino di vita normale, immediatamente gli diremo: un attimo, tornate a casa. È tornata quell'uno dell'Azzolina? No, questa volta è tornato il PD e il Movimento 5 Stelle, che nel segreto inconfessabile convincimento che anticipare la data delle elezioni possa salvare governatori che hanno come unica arma elettorale il bazooka, allora debbono anticipare al 20 settembre, perché sanno che a ottobre e novembre quei cittadini vedranno l'inconsistenza programmatica, politica di quei governatori. E ancora, siamo colpevoli di ostruzionismo forse nel momento in cui vi ricordiamo che abbiamo flagellato il settore turistico, il comparto turistico italiano, un comparto che vi renderebbe ben volentieri quella miseria di credito d'imposta che cercate di fargli pervenire in compenso della possibilità di poter lavorare continuativamente quest'estate e non dover essere flagellati da elezioni che impediranno, come dire, lo svolgimento della stagione turistica così come l'abbiamo sempre conosciuta. E ancora sì, siamo colpevoli di richiamarvi al fatto che un governo, quando fissa la data delle elezioni, prima ancora di chiedersi se fissandola al 20 settembre possa avere un timido ritorno elettorale di parrocchia, vi saremmo convinti che un governo dovrebbe molto più seriamente porsi il tema di cittadini che vogliono partecipare consapevolmente alla competizione elettorale, che vogliono, come dire, in una maniera o nell'altra partecipare, informarsi, essere, rendersi edotti dei programmi. Sì, siamo colpevoli di tutto questo, Presidente, noi di Fratelli d'Italia. Siamo colpevoli di rappresentare il Paese reale contro neanche più il Paese legale, ma il Paese dei truffatori, di coloro che si sono abbarbicati in quest'Aula nello strenuo tentativo di trovare una data che forse sia l'unica nel panorama dei 365 giorni all'anno che ancora possa consentirgli di salvarsi dal cataclisma elettorale che sanno, che avvertono con grande paura, sta ormai aleggiando sopra le loro teste. Però vedete, vede Presidente, come fate a chiederci un atteggiamento, come dire, meno ostruzionistico, quando noi sappiamo che in quest'Aula con orgoglio abbiamo rivendicato le esigenze del Paese reale contro le esigenze di politicanti che temono, hanno il terrore panico delle elezioni, perché voi dovevate inventare il distanziamento sociale non fra uomini e cittadini, ma fra uomini e elezioni. È l'unico modo con cui vi possiate salvare, è il distanziamento sociale dalle urne. E allora, ve lo diciamo con estrema franchezza, continueremo fino in fondo per raccontare ai cittadini italiani che avete perso un'ottima occasione per provare per una volta sola nella vostra vita l'ebbrezza di tentare, almeno sulla data elettorale, un percorso condiviso senza violentare e stuprare la democrazia come state facendo in questi giorni, per arrivare a delle elezioni, almeno ad una data delle elezioni condivise. E vogliamo dirlo come una maledizione che si abbatterà su questa maggioranza, come sempre accaduto. Io non ricordo, e al di là se può far smettere gli ululati, almeno gli ululati, non dico,
gli ululati, capisce? Colleghi, colleghi, almeno io non credo che sia un atteggiamento intelligente e rispettoso dell'Aula e anche intelligente politicamente. Dico, gli ululati, gli rimane solo onorevole Del Mastro, lei ha finito il suo tempo. Grazie, quello, no? Grazie. Onorevole allora, Montaruli, prego.